Competenze per la finanza e l'economia locale, un podcast della scuola IFEL. Benvenuti a questa puntata del podcast Competenze per la finanza e l'economia locale della scuola IFEL. Sono Nicola Rebecchi, dirigente del settore servizi finanziari, tributi, demani e patrimonio del Comune di Mantova. E questo è il secondo episodio del podcast dedicato alla riforma 1.15 del PNRR, che prevede di dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema di contabilità economico-patrimoniale accrual. Nel primo episodio sono stati introdotti gli aspetti più generali della riforma. Oggi vedremo gli aspetti operativi legati all'applicazione della riforma negli enti locali. Il sistema contabile adottato dagli enti locali è basato sulla contabilità finanziaria e, in particolare, dalla disciplina della cosiddetta armonizzazione contabile, introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011. La contabilità finanziaria rileva gli effetti finanziari degli eventi di gestione, basandosi sul principio della competenza finanziaria. Nel bilancio dell'ente locale si registrano le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio coincidente con l'anno solare. La contabilità finanziaria non rileva i risultati di gestione, bensì l'utilizzo delle risorse finanziarie e la finalità è quella di verificare gli equilibri finanziari e garantire la certezza delle risorse finanziarie per far fronte ai fabbisogni. La contabilità degli enti locali è autorizzatoria. Le risorse allocate da parte dell'organo deliberante, il Consiglio, attraverso l'approvazione del bilancio preventivo, rappresentano il limite massimo di utilizzo realizzato mediante il meccanismo degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata. Non possono essere effettuate spese che non sono previste nel bilancio preventivo, se non attraverso variazione del bilancio stesso. Il bilancio viene deliberato in pareggio finanziario e l'equilibrio tra entrate e spese deve essere verificato durante il corso della gestione e a consuntivo. Alla fine dell'esercizio si determina il risultato contabile dell'amministrazione, che di norma è un avanzo, cioè un surplus di entrate rispetto alle spese, o più raramente un disavanzo che deve essere ripianato in un periodo fissato dalla legge. Il sistema contabile degli enti locali rileva in ogni caso anche i risultati della gestione economico-patrimoniale attraverso un'integrazione con la contabilità finanziaria realizzata tramite un piano dei conti integrato che, oltre alla dimensione finanziaria, contiene anche quella economica e patrimoniale. Le scritture economico-patrimoniali realizzate con il metodo della partita doppia sono semplificate grazie agli automatismi della cosiddetta matrice di correlazione, uno strumento che mette in relazione le varie dimensioni del piano dei conti e le fasi di gestione di entrate e spese con le scritture economico-patrimoniali. Nell'attuale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale rileva la variazione del patrimonio netto e il risultato di esercizio, ma ha un mero valore informativo e conoscitivo. In pratica, anche a fronte di risultati negativi, per l'ente locale non ci sono conseguenze pratiche, né la necessità per l'ente di far fronte a eventuali perdite di esercizio. Con la riforma accrual si potenzia il ruolo del sistema contabile economico-patrimoniale. Attraverso i nuovi strumenti e precetti della riforma, come il quadro concettuale, i nuovi standard contabili e linee guida operative, si punta a migliorare la qualità delle informazioni del sistema contabile. Va infatti ricordato che la rilevazione delle operazioni gestionali sotto l'aspetto economico e patrimoniale consente il controllo dei costi, una più agevole implementazione dei sistemi di controllo di gestione, di ottenere informazioni circa la valorizzazione e l'aggiornamento della consistenza patrimoniale, il supporto alle scelte sulla determinazione della tariffa dei servizi. L'altro elemento qualificante della riforma è che il sistema di rilevazione economico-patrimoniale accrual non avrà più una mera veste conoscitiva, ma affiancherà la contabilità finanziaria autorizzatoria a consuntivo. In altre parole, gli enti locali continueranno ad avere una contabilità finanziaria autorizzatoria, cui sarà affiancata quella economico-patrimoniale a consuntivo. Ci sarà quindi un bilancio previsionale e un consuntivo finanziario, il conto del bilancio, e un bilancio d'esercizio composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dal prospetto della variazione del patrimonio netto, dal rendiconto dei flussi di cassa e da una nota integrativa.
Se i pregi della riforma sono noti e senz'altro condivisibili, non va nascosto che le preoccupazioni degli enti locali, ben rappresentate nei tavoli istituzionali da ANCI e IFEL, sono tutt'altro che ingiustificate. Il nuovo sistema CRUAL, più accurato di quello attuale, costituirà un adempimento gravoso per gli operatori degli enti locali, in un contesto già messo alla prova dalla realizzazione degli investimenti dei progetti del PNRR e di una progressiva riduzione del personale dei servizi finanziari. Non sono inoltre note le modalità di integrazione dei due sistemi contabili e va senz'altro registrata una carenza formativa negli operatori che non hanno generalmente competenze specifiche su sistemi di contabilità economico-patrimoniali basati sulla partita doppia. Le richieste di ANCI, presentate ai tavoli di lavoro tecnici e illustrate nei pareri resi sul quadro concettuale sugli standard contabili, sono una significativa semplificazione della contabilità finanziaria autorizzatoria, partendo dalla gravosa gestione dei vincoli di cassa, la definizione tempestiva del quadro normativo, ancora oggi incompleto, una sperimentazione adeguata, non limitata a pochi enti e con adeguata partecipazione da parte degli enti locali. Una formazione adeguata per gli operatori degli enti locali, che non sia limitata a meri contenuti preregistrati e fruibili da remoto, ma che risponda alle concrete necessità e ai fabbisogni formativi. Gli enti locali non si sottraggono certo alla riforma CRUA, ma per assicurarne una efficace realizzazione risulta necessario un pieno coinvolgimento e la disponibilità ad accogliere le richieste in grado di coniugare la riuscita della riforma alla sua concreta sostenibilità. Con questo secondo episodio del podcast sulla riforma CRUAL è stato analizzato l'attuale sistema contabile degli enti locali basato sulla contabilità finanziaria autorizzatoria, in cui le rilevazioni economico-patrimoniali hanno un ruolo meramente conoscitivo. È stato sottolineato che con la nuova riforma sarà potenziato il ruolo del sistema contabile economico-patrimoniale, che affiancherà quello esistente. La riforma CRUAL restituirà informazioni di grande valore qualitativo e quantitativo, ma per ottenere questi risultati è necessario uno sforzo da parte degli enti locali straordinario, che sarà sostenibile solo con semplificazione e investimenti sul capitale umano dei servizi finanziari. ANCI e IFEL, attraverso la scuola IFEL e le sue molteplici iniziative di formazione, affiancheranno gli enti nell'attuazione del sistema CRUAL, rappresentandone istanze e problematiche nei tavoli tecnici e istituzionali. A presto!